OMG, la casa sta prendendo forma e sono arrivata e mi sono ritrovata con una sorpresa incredibile. Non c'è nulla di marrone a parte la porta d'ingresso. Wow! Non mi sembra vero? C'è un sacco di... Oh, in bombo! Ma le porte sono state verniciate. È stata passata la prima mano di smalto e alla fine non sono stata io a farlo. Mio padre ha avuto pietà e lo ha fatto fare a uno dei ragazzi che stanno lavorando qui e tra l'altro non abbiamo verniciato a mano, a rullo, ma con il compressore, quindi il finish è quasi perfetto, manca ancora una mano da fare, per cui non è proprio la perfezione, ma ci siamo quasi. Non mi sembra vero. Adesso in questa stanza stiamo cominciando a pitturare anche il soffitto e i muri e è scomparso anche lo zoccolino perché alla fine ci siamo decisi a fare un'altra cosa che comporterà di cambiare anche lo zoccolino e quindi io e mia sorella abbiamo lavato per niente lo zoccolino nelle nostre camere, ma quando non hai le idee chiare subito va così. Comunque, ho anche un altro aggiornamento a parte le porte bianche. Alla fine mi sono decisa a farle bianche perché il colore che avevo scelto per i muri, questo qua, in versione smalto per le porte, per i termosifoni, veniva molto diverso e si notava la differenza, non era proprio perfetto e quindi non riuscivo ad avere quella soluzione per cui muri e porte sarebbero stati dello stesso colore e quindi ho deciso di optare per il bianco per porte e termosifoni perché poi anche lo zoccolino lo prenderò bianco e così sarà tutto bello, pulito e ci sarà comunque un minimo stacco perché ho visto poi delle inspo su Pinterest che mi hanno dato quest'idea qua che comunque mi piaceva di avere un minimo di cornice, di incorniciare un po' i muri perché stava comunque bene e quindi alla fine saranno bianche per il momento verniciate, poi verranno sostituite col tempo o magari no, perché comunque viste così sono bellissime, sono perfette, proprio quello che ci voleva. Poi il bagno. Il bagno ha un pavimento ancora grezzo, dei muri grezzi, ma è stato ripristinato. Questo è lo stato dei lavori. È tutto pronto per gli step successivi, che sono quello di aggiungere gli strati dopo, quindi l'aggrappante, altre cose di cui non me ne intendo qui. È rimasto lo spazio per il piatto doccia e questo è il bagno nudo, ma pronto per i suoi next steps. Mi sta dando una soddisfazione enorme. Ora sono qui perché ho portato un po' di cosine che servivano ancora per i lavori, dopodiché devo riempire un po' di buchini delle porte e delle parti in legno e quindi questa sarà la mia occupazione durante la pausa pranzo, dopodiché nel pomeriggio devo incominciare a fare un po' di scatole perché devo fare la valigia per la mia prossima partenza, quindi ne approfitto per fare due cose insieme, anche perché il mio armadio in questo momento it's a hot mess, proprio talmente in disordine che sto indossando le stesse cose perché sono le uniche che riesco a trovare e vedere. Vabbè, solito. Vi faccio vedere un'altra cosa.
Questo è il paraschizzi della cucina. È bellissimo, guardate qua. Non mi sembra vero. Siamo in palette oggi. Va bene, comincio a fare delle cose, se no... Ups. La giornata vola. Stavo per rimanere attaccata alla porta. Oggi mi dedico finalmente ai vestiti, all'armadio e a ciò che verrà salvato in questo trasloco, ma prima vorrei aprire con voi il mio ordine più recente su eFarma, perché si tratta sempre di refill soliti, ma è sempre bello aprire i pacchi insieme. Non so se si è notato, ma sono di nuovo KO e sto cercando di curarmi da una settimana, ma non sta andando benissimo. Adesso, al posto di farmi un caffè, mi sto facendo il Tachiflu Dec. Che bello. Abbiamo le vitamine di Solgar Aesthetic Formula. Le ho provate per 60 giorni e vi dirò, sono rimasta super soddisfatta. I miei capelli sono veramente più pieni, ne ho molti di più e adesso quando faccio la coda sento di avere della sostanza tra le mani e quindi ho deciso di ricomprarli e riprenderli per altri 60 giorni perché fa davvero magia. Ho fatto una pausetta di quasi un mese. E quindi adesso riprendo per altri 60 giorni, ma è veramente ottima e sento che mi sta migliorando anche la pelle, per cui è sempre una cosa buona, perché poi di altri integratori non ne prendo a livello di vitamine, quindi fa sempre bene integrare con qualche cosa per supportare un po' di più il corpo, anche perché è evidente che il mio corpo è un po' provato. Poi ho ripreso la crema per il viso, Rila Steel Hydro Tenseur. In un video precedente avevo detto che sto cercando di sfalsarle, in modo da ordinarne sempre una alla volta ogni tot e non tutte quante insieme. Sta funzionando anche perché in questo modo riesco a suddividere un po' la spesa nel tempo. Ho ricevuto un po' di campioncini. Questi li devo provare e ok, vabbè. Pro Life pediatrico. Non so perché hanno deciso di regalarmi gli integratori di fermenti lattici per i bambini. Spero possa andare bene anche per i grandi, perché io di bambini non ne ho. Utili per favorire l'equilibrio della flora intestinale che può risultare alterata in caso di terapia antibiotica. Fattori alimentari o organici, le vitamine B6, B12, D e B contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario. Questo invece ne ho bisogno. Vabbè, se fa bene ai bambini, fa ancora meglio ai grandi, vero? Lo prenderò io. Mi hanno regalato quattro campioncini e poi altri quattro di Vichy. Neovadiol, crema giorno, relipidante, antirilassamento. Questa qua non l'ho mai provata, quindi la proverò volentieri anche perché adesso parto per qualche giorno ed è sempre bello avere dei campioncini da portare via, in modo da smaltirli mentre si è via, buttare via e alleggerire la valigia senza caricare troppo. E poi ovviamente il mio solito integratore Inofert HP, questo lo prendo per l'ovaio policistico e forse questa è la ragione per cui mi hanno regalato il Pro Life pediatrico. Però se una prende questo, probabilmente i figli ancora non ce li ha, o forse sì, non lo so. Basta. Comunque, questo è quanto. Adesso metto via le cose e poi ci dedichiamo all'armadio perché nel mentre lì è un vero inferno. Questo è il primo anno in cui sto soffrendo davvero tanto
ritardo dell'arrivo dell'estate? Ho la sensazione che farà freddo per sempre e il mio corpo sento che per la prima volta sta facendo fatica, sta facendo molta fatica. Per un po' ho pensato fosse colpa dei lavori che sto facendo perché comunque sto correndo come una dannata, sto letteralmente correndo. L'altro ieri non doveva succedere niente. Dovevo solo andare a tagliarmi i capelli e andare a fare le prove per lo spettacolo. Ed è successo di tutto. Sono stata chiamata da più di un cliente per cose da fare subito, appuntamenti per cui mi sono ritrovata a correre a Milano, in giro per Milano, tra un appuntamento e l'altro, e arrivare comunque in ritardo e sentirmi comunque un cane. Anche se non è stato causato da me, però ho notato che mi dà proprio filo da torcere essere in ritardo, non mi piace e puntualmente mi ci ritrovo in ritardo. Devo un po' far pace con questo aspetto, secondo me, per evitare di essere sempre in ritardo, perché finché scappi da una cosa, questa cosa viene a prenderti. E quindi, a parte la stanchezza proprio che effettivamente c'è, sento che il mio corpo sta facendo molta fatica, proprio ho dei dolori muscolari che non ho mai avuto prima, mi fanno proprio male le ossa, quindi adesso prima di allertarmi troppo e di chiamare subito il dottore e dire scusi dottoressa, penso di essere da rottamare, ho deciso di far passare questo periodo e quindi aspettare almeno un attimo di avere il tempo di riposare un pochino di più e riprendermi anche da questa influenza barra raffreddore prima di spaventarmi troppo e capire poi se veramente c'è qualcosa di più preoccupante di fondo, ma spero veramente di no. Comunque la situazione è questa, signore e signori, questo è quello che succede nell'armadio. Sarò sincera, in camera è anche meglio rispetto a quello che è nella realtà, ma qui letteralmente ci sono cose ammassate una sopra l'altra, una dentro l'altra, attorcigliate e non va bene. Penso che metterò anche un maglione perché sto sentendo freddo. Prima mi stavo vestendo pesantissima e poi ho messo sul top e non ne avevo più bisogno, ma dopo adesso sto sentendo freddo di nuovo, quindi meglio se mi copro. Tra l'altro, ho pensato che prima di comprare scatole per impacchettare le cose, vorrei sfruttare queste scatole che ho già e capire un attimo se riesco a mettere in queste scatole tutti i miei vestiti e per le scatole tenere le cose un pochino più ingombranti. Qua c'è roba estiva, quindi evitiamo di mescolarle, ma mi servirà una scatola vuota per mettere via i maglioni. Possiamo mettere via i maglioni? Oh! Farà veramente freddo per sempre. Qua ho tutte le sciarpe. Le sciarpe direi che le posso mettere via. Questo servirà anche da remind per me. Qui dentro ho messo tutte le sciarpe e i guanti, i cappelli, i calzini super pesanti in lana, roba per la montagna e i miei maglioni più particolari e più pesanti. Così poi a distanza di tempo potrò riguardarmi questo video e ricordarmi dove ho messo esattamente le cose perché so già come andrà a finire. Non mi ricorderò assolutamente che cosa ho combinato in queste settimane. Piccolo aggiornamento sui lavori, la lavatrice sta andando,
Ho tirato fuori un sacco di cose da lavare, cose invernali che erano lì, non erano troppo usate, però non sono adatte per essere messe via, bisogna lavarle. Qui altre cose da lavare. Sul letto ho già incominciato a preparare gli indispensabili per la valigia, per questa trasferta, delle cose che andranno in beneficenza, quindi regalate. E poi qui l'armadio è un po' più in ordine. Ho tirato fuori anche un po' di cose estive, vestitini, top che non indosserò adesso, ma quando tornerò ne avrò bisogno, lo so già. Lì dei vestiti che userò ancora per fare i lavori nella casa e poi andranno in discarica. Siccome sto per partire e quando sono in trasferta mi devo abbastanza adeguare a quello che trovo, a livello di cibo mi sono preparata una piccola coccola giusto per non avere la sensazione poi di limitarmi troppo, perché poi succede così, lo so, se sono troppo limitata poi ho la sensazione di non essere libera e quindi mi sono preparata un hamburger, pane senza glutine nutri-free, il bun migliore che c'è in giro, il burger gluten-free e vegano di Beyond Burger, Beyond Meat, cetriolini sotto aceto, pomodoro sott'olio, ho messo anche la maionese e la senape, cosa che non faccio quasi mai, ma oggi mi andava, e poi un'insalatina. Che bello, mangiare è una cosa meravigliosa. Facciamo un assaggio insieme, perché stavolta mi sono superata, non ho mai fatto un burger così. No. Facciamo che lo mangio seriamente. Yumminess. La parte più difficile per chi come me adora i maglioni in lana è sicuramente la manutenzione, perché non puoi semplicemente sbatterli in lavatrice e sperare che escano fuori perfetti. Purtroppo la lana si rovina e non so, adesso non credo che esista una lavatrice che possa lavare i maglioni in lana pura alla perfezione, o misto cashmere o mohair, ancora peggio, perché quelli andrebbero portati direttamente in lavanderia, non vanno in lavatrice, è inutile provarci. Per cui io tutti gli anni lavo i maglioni veramente pochissime volte, perché per il lavoro che faccio non mi sporco tanto, mi sporco veramente poco, ho tanti maglioni, li alterno e indosso sempre, come sapete, uno strato sotto per lavare quello strato sotto e non il maglione, perché così non andando a contatto con la pelle non si sporca nemmeno di deodorante, non si impregna di sudore. Quante volte ci capita di correre tra un appuntamento e l'altro e sudare come dei dannati, e indossando uno strato sotto, che magari è una semplice maglia in cotone che paghi 10 euro e usi una stagione e poi la butti, è meglio che rovinare i maglioni lavandoli troppo spesso. Poi in questo modo si fa un regalo anche all'ambiente, perché si lavano meno le cose e sicuramente durano di più nel tempo e si devono comprare meno cose. Detto ciò, io ho dovuto lavare metà delle cose a mano, perché alcuni maglioni che sono mescolati ad un po' di fibre sintetiche si lavano più tranquillamente in lavatrice. Io ho una Bosch, imposto il programma Lana e comunque li metto a 20 gradi, non 30. E la centrifuga molto molto bassa, quasi la più bassa che c'è, per cui dopo li devo anche strizzare perché è quasi gocciolano. Infatti quelli che avete visto adesso sono quelli che ho lavato a mano perché troppo delicati. Sono cashmere e mohair, li ho lavati a mano con acqua veramente tiepida
e li ho strizzati piano piano e poi li ho stesi sullo stendino e sotto ho messo un telo perché in questo modo assorbe l'acqua che continua a scendere giù, perché ovviamente io non ho tutta quella forza, ma è anche giusto così, non bisogna applicare troppa forza. Questo è il motivo per cui aspetto che ci sia fuori il sole, perché così si asciugano prima. Diciamo che un primo lavaggio lo faccio a metà inverno, quando ci sono ancora i riscaldamenti accesi e posso velocizzare in qualche modo l'asciugatura, e il secondo lo faccio quando arriva la bella stagione, perché così sfrutto il caldo del sole. Adesso mi rimangono un po' di maglioni che però laverò tornata da questa prima trasferta, perché si spera che non ci sarà più bisogno di usare i maglioni, anche se si tratta di una sola settimana, perché in questo periodo, in una settimana, possono cambiare tante cose. Ma per ora ho ancora bisogno di qualche maglione che anche mi porto via, perché comunque vado in Inghilterra e lì fa sempre un po' più freddo di qui. E quindi questo è quanto adesso devo riattivarmi, vado a comprare gli ultimi due barattoli di vernice, si spera, smalto in questo caso, e vado nella casetta a vedere il procedimento dei lavori. Buongiorno, oggi è sabato, io sono sempre più stanca, ma di tempo per essere stanche non ce n'è. E allora oggi è andata così. Mi sono svegliata, ho mandato delle proposte ad un mio nuovo cliente. Questi giorni ho avviato una nuova collaborazione di cui sono molto molto felice, perché l'argomento del profilo della persona che supporterò mi entusiasma parecchio. Poi in realtà mi sono anche allenata. Volevo andare a correre, ma poi non me la sentivo, quindi ho fatto gambe. Dopodiché, verso mezzogiorno, mi sentivo di voler correre. Dovevo correre. E allora sono uscita, sono andata al parco, non ho fatto la corsetta così per strada. Scusate, ho fatto delle stories e allora la gente le sta amando. E poi vabbè, ci si mettono anche i profili che gestisco, quindi è una notifica unica, ma non posso silenziarle, devo seguirle. E vabbè, allora, cosa stavo dicendo? Sono andata a correre al parco, ho fatto 35 minuti di corsa e 7 km e mezzo. Ma qual è il punto? Il punto è che non me la sentivo di correre perché sento le gambe molto affaticate e sento soprattutto un po' di fastidio al ginocchio e all'anca. Sto continuando a pensare che sia un po' solo la stanchezza, anche perché poi, dopo che mi sono allenata, dopo che ho lavorato al computer, non mi faceva male niente, ed è per questo che ho deciso poi di andare a correre. Ma quando ho finito di correre, il ginocchio mi faceva un male e anche adesso sto facendo fatica a camminare, se mi sento una nonnina, e quindi mi sa che per una settimana la smetto con la corsa, se non di più, e se non smette di farmi male dovrò farmi vedere. Adesso sono stata a fare un giro a Monza perché dovevo comprare delle cose prepartenza da Kiko. Sono andata a prendere il mascara, ho preso il solito, vediamo se mette a fuoco, sì, Luxurious Lashes. Poi abbiamo, ho cambiato un po'. Allora, io finora ho usato la cipria, quella bianca, in polvere, cioè barattolino con la polvere, e quello lì mi sta durando un sacco, ma sta per finire, e
mi sono trovata super bene in realtà, anche per proprio il fatto che è durata veramente tanto. Non mi ricordo quando l'ho comprata, forse a ottobre, quando è venuta a trovarmi mia mamma. Ma adesso, col fatto che dovrò fare un po' di giri, ho deciso di prendere quella compatta, che costa di più per la quantità. Allo stesso prezzo prendi quasi 4 grammi in meno, però è per comodità, visto che adesso farò un po' di viaggi. Quindi ho preso questa, sempre bianca, sempre super trasparente, perché a me piace prendere il colore dalla mia pelle, mettere un po' di bronzer, un po' di blush. Però non è che mi piace darmi colore con la cipria, così questa in realtà assorbe solo l'eccesso di sebo e lascia l'incarnato molto naturale e molto uniforme. Infine, per usare questa cipria qua, perché il punto è che adesso farà anche più caldo, quindi dovrò portarmela dietro, e portarsi dietro il gigabarattolo. Per me, che mi porto sempre in giro le borsette piccole, non è il massimo. Allora ho comprato anche questo coso qua, che è una spazzola all over powder brush. Quindi una spazzola che si chiude, retraibile. Vediamo se riesco ad aprirla. Ecco qua. Perché in questo modo riesco a chiuderla anche con il tappo. Ops, sto già facendo danni. E lanciarla nella borsetta senza preoccuparmi poi di mettermi schifezze sul volto, perché se devo portare un altro tipo di spazzola, quella classica, devo portarmi la pochette. A quel punto lì diventa troppo impegnativo, devo portarmi dietro una borsa grande, che non ne ho di borse grandi, comode, e probabilmente adesso a luglio con i saldi dovrò cercarmi una borsa un pochino più dignitosa. Anche perché poi finisco per andare sempre in giro così, con borsetta e borsa per la macchina fotografica, mentre se magari ho una borsa più grande posso mettere la macchina fotografica dentro una pochettina e mettere anche lei nella borsa. Adesso sto andando a vedere dei mobili in uno showroom. Vediamo se riesco a farvi vedere qualche cosa, anche perché è uno showroom un po' particolare che sta disallestendo, quindi non so quanto riuscirò a filmare, però nel caso sto andando a vedere se riesco a trovare qualche cosa per la casetta. Il giro a Monza mi ha lasciato un po'. Sarà che sono un po' così oggi io, ma non lo so, a parte il fatto di aver fatto una passeggiata e preso un po' di sole, ho fatto parecchia fatica. Vabbè, devo abituarmi a stare un po' di più nella gente, perché passo troppo tempo rinchiusa in casa a lavorare e non va bene. Ci ho pensato anche ieri sera, era venerdì sera, e a mezzanotte stavo davanti al computer a preparare cose per i miei clienti. Bene, ma non è proprio il massimo. Va bene, let's go, che ho un appuntamento. Ho visto delle chicche che nemmeno immaginate. Mi faceva vedere tutti i mobili moderni, attuali, in buone condizioni, ma io cercavo proprio quelli vintage. E ho trovato delle cose bellissime. Ora non ve le ho fatte vedere, anche perché non voglio spoilerarvi la cosa, perché se prendo queste cose qua, detteranno un po' il mood della casa e questa cosa mi entusiasma un sacco. Ora siamo, come avete capito, nella casetta, perché sono venuta a prendere delle misure per capire se queste cose che ho trovato mi ci stanno e stanno al pelo, per cui devo un po' ancora decidere.
E colgo l'occasione per farvi un mini update della situazione perché adesso che parto per una settimana non vi farò più vedere molto, quindi vi farò vedere tra una settimana e probabilmente anche io la riconoscerò tra una settimana la casa. Abbiamo una stanza finita. Deve essere solo un attimo sistemata negli angoli. Però abbiamo su questo muro qua il colore quello grigino, beigino, chiaro, e forse lo potete notare da qui, dal contrasto con la porta, anche se comunque non è così scuro come lo vedete voi. In realtà è molto più chiaro, quasi se lo metti a contrasto col bianco ti sembra bianco. Qua. No, non si capisce benissimo, però ecco, è molto molto chiaro, molto sottile come colore. Poi abbiamo il muro grigio, alla fine quel colore che avevo provato perché lo volevo mettere in tutta la casa e si è rivelato troppo scuro. Abbiamo deciso di metterlo sul muro del letto, quindi dove appoggerà la testata del letto, ed è stupendo, un colore bellissimo, guardate qua. Che palette. Infine, la doccia ha un pavimento, ancora in cemento, però ha un pavimento. Qua è stato impermeabilizzato. Wow, qua non rimbomba. Qua è stato applicato lo strato per rendere il muro impermeabile prima delle piastrelle e è tutto pronto per essere rasato. Non mi ricordo più se ve l'ho fatto già vedere questo, però beh, 2 volte meglio che niente. Basta, questa è la situazione. Anche camera mia ha i muri pitturati, ma non tutti. Manca quello della testata del letto. Vedete qua cosa avevo provato, poi avevo capito che era troppo scuro. Abbiamo deciso di metterlo su un solo muro perché è un colore bellissimo, veramente spettacolare. Però sono molto contenta, sono molto contenta di questo colore perché è un grigino beigino impercettibile che scalda molto l'ambiente. Mentre il bianco l'avrebbe reso un po' troppo asettico. E fine, questo è quanto. Che sole, wow, bellissimo, bellissimo. Questo significa che potrò fare video senza limiti. Al mattino da una parte, pomeriggio dall'altra, bellissimo. Devo prendere un altro paio di misure e poi me ne vado, ma direi che è tutto per oggi ed è tutto per questo video. Devo ancora chiudere la valigia. Non so se riuscirò a fare 2 video settimana prossima perché neanche questa sono riuscita a farli. E va un po' così, però questo significa che l'unico video che ci sarà magari sarà un po' più concentrato. Come sempre vi faccio vedere solo gli outfit brutti. Oggi sto indossando un outfit veramente carino. E meritava farvelo vedere. Fa un po' troppo caldo oggi per questa giacca, ma probabilmente sarà l'ultima volta che la indosso, perlomeno questa stagione. E quindi l'ho voluta sfruttare. Basta. È tutto per oggi, è tutto per questo video. Io sto facendo fatica a staccarmi da questa casa, però vabbè, devo portare pazienza. Ci vediamo come sempre nel prossimo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!